Per lui il cielo era la terra e la terra era il cielo. Nella chiesa di Rancio, Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ha ricordato così Paolo Cereda, dirigente dei settori istruzione, sport e cultura dei comuni di Valmadrera, Malgrate e Civate, oltre che referente provinciale dell'Associazione per la promozione della legalità, scomparso martedì. Parole pronunciate da Don Ciotti, giunto a Lecco sotto scorta, con la voce spezzata davanti ai familiari stretti nel dolore, a centinaia di amici degli scout, della Caritas e di tante altre associazioni, davanti anche agli amministratori del territorio con i quali Paolo collaborava quotidianamente, tutti ancora increduli per la morte che l'ha colto a soli 54 anni, strappando alla vita un instancabile sognatore sempre con i piedi per terra. Sono qui per pregare, per riflettere, per ringraziare Dio di avercelo fatto incontrare. E poi Paolo è stato veramente un testimone, capace di saldare l'impegno per la giustizia qua giù con il cielo. Lui non ha messo la congiunzione, ma dire cielo e dire terra per lui era verbo. Ha insegnato che si devono fare meno parole più fatti, che ognuno è chiamato a mettere in gioco un po' della propria vita per dare vita, che bisogna vivere, non lasciarsi vivere. È stato capace a viverlo con Antonio e sua moglie, con i suoi figli. Ha testimoniato la testimonianza cristiana, ma anche la responsabilità civile. Non dobbiamo andarlo a cercare nella terra, nelle cenere, sotto una pietra. Il mio modo di vivere Paolo è di incontrarlo nell'impegno, nella storia di chi fa più fatica. Il ricordo di Paolo, aggiunto poi Don Ciotti, vivrà sempre in quel fiore che è sbocciato nella vostra città, il sogno, per tanti anni impossibile, di riaprire il Wall Street, la pizzeria sequestrata all'inizio anni 90 al clan Coco Trovato. Proprio quel fiore, ha concluso il sacerdote, al quale Paolo, poco prima di essere ricoverato d'urgenza, stava ancora lavorando, studiando nuovi progetti perché potesse crescere sempre di più. Al termine della cerimonia, un lungo addio silenzioso sul sagrato della Chiesa.